Vogliamo invitarvi ad un avvenimento speciale per noi. È la nostra festa di fidanzamento. Olivia e Bernardo. Pare molto bene, molto elegante, bello. Fa bene, già finire di sistemare stanza di signor Conte? Sì, Greta, è tutto in ordine. Ah, bene, a scuola, andiamo. Tiago, che fai? Tiago, come stai? Va? Che fai qui? Ho chiesto a papà di trasferirmi a scuola con voi e lui gli ha detto di sì. Che bello, i nostri compagni sono così simpatici. Senti, potremo divertirci anche insieme a te. Che cos'ha che è così contento? Andiamo a scuola, forza, schnell! Sei sicura che sarebbe venuto? Abbi un po' di pazienza. Pazienza gli stai chiedendo? La madre è sul punto di collassare e tu gli chiedi Flor, pazienza. Mi sembra che tu non sia la persona più indicata per parlare in questo momento. Sì, qual è il tuo piano per oggi? Portarla all'autodromo a farle fare un giro? Devo dirti che ieri era molto felice, non sembrava malata, era contenta, piena di allegria, di energia, di passione. Non lo so, ti giuro che sembrava stesse bene. Dottore, allora qual è l'esito delle analisi? Stai tranquillo, vedrai che sei compatibile. Purtroppo questi sono i risultati. Lei e la signora Ann non siete compatibili. Oh. Lei non può essere il donatore. Come? Non può essere. Oh, mi dispiace, Massimo. Ma come può essere che il conte Massimo e sua madre, che hanno lo stesso sangue, gli ha dato il latte, l'ha accudito, gli ha chiamato il pannolino, insomma tutto? Giustamente lui non può essere il donatore. Il signor conte non può essere il donatore, però le altre analisi... Di chi sono? Quali altre analisi? Bene. Di chi sono? Donatore. Mi faccia vedere, di chi sono? Tranquillo. No, è quello che ti stavo dicendo, hai un fratello disperso per il mondo. Aspetta. Massimo, aspetta. Che bello, vedi che avevo ragione. Hai un fratello che puoi non conosci, zitta, avevo ragione. Per favore? Di chi sono le analisi? Della signorina. Tu? Sì. Grazie per aver fatto in modo che sia io a poter salvare la vita di tua madre. Mi confianza. Tu mi pagaste con moneta.